probabilmente Wario contro Wolf. Lo stadio Pokémon 2 è stato lo stage scelto dai due giocatori. Fa un waft a caso in neutral, probabilmente un misclick. Però ora vuole recuperare percentuale. Quindi i premi neutral B dai Alpha. Qua c'è un grande tifo in chat per Alpha. Alpha che prima del lockdown, pre-pandemia, era quinto a Palermo e giocava a Palutena. Dopo il lockdown diciamo che ha avuto qualche problemino con i PG, anche perché ha deciso di droppare proprio Palutena, anche dopo i nerf che ha ricevuto, dopo i molteplici nerf che ha ricevuto il PG. E ha provato prima Cloud e adesso gioca Wario da un po' di mesi. Devo dire che questo Wario è abbastanza funzionante. Infatti questo Bail prende la stock assurdo con un discreto vantaggio, ma adesso a Wario non fotte niente e continua a fare le combo. Throw a Pair che non connette. Adesso c'è la moto sulla piattaforma che va a sminchiare tutta la visuale. Prova l'F Smash, però è stato lento nel tempo di reazione e quindi non l'ha colpito. Entra nel buco nero. E quindi Despacito che fa tutti i trick con la moto sulla piattaforma si porta il meno svantaggio, ma ancora non è detto, perché Wario, ricordiamo che ha una meccanica molto forte come quella del Waft, che gli consente praticamente di recuperare game già letteralmente persi. Quindi è come se giocasse sempre con uno stock in più. Anche perché ammazza tipo a 20 e ha dei setup ridicoli. Anzi, è stato addirittura nerfato, però è comunque molto forte. Adesso è morto perché non può richiamare la moto e il Nair lo edge guarda perfettamente. Quindi Alpha che adesso si trova a rincorrere l'avversario un po' in difficoltà, che però non sta sfigurando, devo dire. Dash attack, down smash. Clicca tutte le mosse sperando di levare lo stock a zero, solo come Wolf può fare. A Pair Bear non connette la combo. Prova a edge guardarlo, ma riesce indisturbato a tornare in stage con il 6B. Oh, down tilt, down, dash attack, che dovrebbe essere true se non mi sbaglio. Non sono un esperto, per cui non ho idea. È true, e poi però si becca una pedata sui denti e muore. Quindi 1-0 per Despacito. Alpha che non è riuscito a sfruttare. Ok, ora giochiamo. Che non è riuscito a sfruttare. Qualcuno casti al mio posto. Che casti al mio posto, io devo giocare, se no stallo la braga. Carbon, casta tu. Tu non devi giocare. E lo capisco, ma io devo giocare. Va bene. Quindi 1-0 per Despacito. Non ho visto lo stage che è stato counterpiccato. Volevi cambiare PG? Lo vedo indeciso. È su Ryu, su Joker. No, non usa Ryu. Quindi spero per lui che non picchi Ryu, sinceramente. Lucina. Ha switchato a Lucina con la skin di Grugnir, il suo idolo, fin da bambino. Lucina ha piccato questo PG perché... Sei rilassato tu? Yes. Grazie, Shumpo. No, non te ne andare, ti prego. Io devo andare a giocare. Vai. Perché sennò l'avrei castato io. Comunque ha piccato Lucina perché Despacito odia Lucina e ci perde sempre. Quindi è una strategia, un mind game incredibile. Va bene, allora. Beh, ragazzi, questo sono... Un pochettino. Alza ha piccato Lucina. Yumul, ciao Yumul. Beh, ragazzi, allora, quindi siamo al game 2. Sto vedendo le spesite, ha vinto il primo game. Non ho visto purtroppo com'è andata, quindi non so che... Non era, c'era tipo la stock, però non era close. Ok, va bene. Aspetta, non è a close per Alpha. Sì, Alpha stava dietro. Sto vedendo Alpha, sta piccando Lucina. Ma io la vedo da un pochino utilizzare Lucina. No, cioè... lo tipo in alcuni matchup, più contro appunto Vincenzo, la picca tempo.
o contro Dani. Sì, infatti contro Wolf, cioè comunque sia abbastanza even, diciamo. E certo quando accadono queste cose e viene preso dal nulla col CD. Sì, assolutamente. No, sì, Despacito comunque sia, vedo qui abbastanza on point. Sta prendendo un po' tutte le. Sì. Le combo, anche i whip, no, gli hit crudi, andiamo così, il raw side B. Sì. Siamo Sage Guard, hanno missa il down tilt e lì non aveva snappato Wolf, quindi poteva fare qualcosina. Edgardare Wolf è abbastanza forte, però non è scontato, perché rischi di morire 80. Anche prima di 80 in realtà. Una volta sono morto a zero, letteralmente. A me piace la minchia! Ci dissociamo. Però in realtà, vabbè, non è niente di... Cioè, vabbè. Noi due ci dissociamo. Sì, personalmente sì. Poi si vede. Comunque... è un sbito in tutto questo. Sì, no, lo so, non lo ricordo. Era Crono. Sto vedendo che Alpha ha un grandissimo problema a cercare la kill, cioè sia... Non sta nemmeno cercando troppo la kill, cioè sta spaziando normalmente. Però non lo so, credo fosse Nair. Sì, il Nair che l'ha mandato là e la B che l'ha sei sbeccato, ma comunque è morto prima. Vabbè, Tristop, senti, niente da dire per Despacito che l'ha abbastanza obliterato in questo game. Questo è game, un 2 non ho idea. Vabbè, guarda, se c'è la braga. Questo è il... Loser on 2, veramente. Sì, perché Despacito ha vinto un match di Winner. Ha vinto 3-2 Alpha. Si è dato Alpha che ha battuto 5 poco fa. Sì, 4 del torneo, quindi. Chrono jump scare. Cioè, upset abbastanza grosso di Alpha che batte Shingo, ora però sta venendo distrutto. 3-2. Sì. E ora ha ripreso Wario. Sì, no, ormai diciamo che Wario è diventato il main di Alpha. Sì, non sì, ma ha un quasi sempre. Lusina non l'ha mai piccata effettivamente come main, però la usa a volte. Ma anzi che non so perché non l'ha vinta Wario contro Wolf, cioè non ci vedo tutta questa. No, non è terribile, ma penso sia proprio contro Vincenzo in particolare che. No. Ma comunque non sta andando bene. Sembra essere infatti un buon pick, sono abbastanza even. Il problema di Alpha sono che spesso in torneo, perché chiaramente ansia e cose, missa spesso le combo con Wap. Non spesso, in realtà molte invece le connette, però non lo so. A volte missa semplicemente tutto qua, che comunque, sì, comunque è sempre brutto. Non è molto... A me non è una bella cosa perché chiaramente tra chi il waft sono 2 minuti. Esatto. Cioè la mossa tipo migliore del personaggio, quindi chiaramente se missa una combo, un PG normale, dici vabbè, se la missa Wario è un po'... Comunque sto sapendo che a differenza di come giocavo Lucina prima, che con chi si stava spaziando senza cercare troppo faccia, la kill, adesso no, sta cercando tantissimo la kill, cioè continua a fare quel F tilt sempre, continua a fare F tilt. Da un tilt però te lo prende, Sparito aveva fatto un F smash un po' particolare. E questo però funziona, ma è ancora vivo. Nair. È ancora vivo, incredibile. Sì, Wolf ha veramente troppe cose stai dicendo. Sono tutto sostanzialmente impunibile, o quasi. Bellissimo Jugger che però non finisce in kill. Un po' presto, sì, ripeto. Però, bella combo. Voleva portarsi un vantaggio estremo subito, però era un gambit, diciamo. Sì, ma non ha da favore. Adesso non avrà più waft. Cioè, vabbè, easy. Però qual era il mezzo waft? Quindi tra un minuto ne avrà un altro. In realtà non è così, cioè, anzi, è in vantaggio. Nel senso, non è male la situazione. Secondo me, sì. Anche perché comunque già 85. Max Rage, tipo, se prendi un becchero al bordo, non dico che uccide, però quasi. È finto. Ok, ora non ha più la Rage. 2 stock a 2, ma comunque è in una buonissima lead in questo momento. Sì, ma Despacito è spaventatissimo. Se guarda quanto scuda, continua a scudare. Continua a fare una mossa e poi scuda, vedi? Gente, Alpha usa poco il morso. Morso di Wario che sì, in teoria ma forse se l'hai letteralmente dimenticato. Guarda, fra un pochino se lo ricorderà e continuerà ad utilizzarlo. Perché in realtà è un tool fortissimo, anche per le strappare, per prendere la gente che shielda, sulle piattaforme, è una command grab in generale. Punto che non puoi neanche spotoggiarla perché rimane lì attiva. Guarda, però bellissima composure di Despacito che continua a scudare, però scudavi gli attacchi giusti. No, lui è bravissimo a queste cose, riesce sempre a rimettere in piedi. Pure con me, game 1, stavo con una lead, un pazzo, stavo con una lead enorme, ecco. Se l'hai ricordato, adesso la vedo brutta. Dirito! Brutta recovery, brutta recovery. Io ho clippato, mi sa l'espressione di Crono.
Rischiosissimo. E l'ha mandato off stage, madonna. Senza salto. Ok, riesce a ritornare. Recover Early, ci sta. Sì. Sai che tra l'altro. Forse è il petto di mezzo petto. Sì, sono passati tipo un minuto e mezzo all'incirca. Quindi, vedi, non è male la situazione. Se prende da una buona posizione. No, non sicuro che la frappei era sbagliato. Se prende tipo al bordo, mi sa che anche il mezzo waft uccide, se no direttamente il full waft che è appena arrivato, quindi. Insomma, che adesso insomma. È Esposito molto più aggressivo, sa che belle non può scudare adesso perché se scuda gli finisce molto male. Vediamo cosa succede. Però guarda come fiscia un pochettino per questi combo starter. Il down tilt e chase c'era però troppo, doveva fare dash attack lì. Sì, ho provato anche troppo quella tilt per quanto non ora non credo combi più niente. Ma forse a pair combo il south to waft che però uccide lo stesso. Okay. Cioè l'hitbox di so bellissimo. Ma non serve il waft. Allora, qua secondo me Vincenzo cioè stava tipo facendo DI e ha bufferato una roll out. Infatti non ha neanche peccato. Però 2-1, ottimo questo Wario. Col suono di poi non conveniva forse switchare a Lucina, non veniva tenere Wario che sta funzionando egregiamente. No, ma lo dico molto spesso, cioè secondo me è meglio restare con i personaggi che conosci. Ma sono Rob da sempre. Specialmente se conosci il personaggio. No, il personaggio, se conosci l'avversario, ecco. Questa è la cosa. Sì, è vero. In una comunità diciamo più ristretta come quelle regionali. Sì, regionali o anche locali. Importa molto più il player che il matchup, secondo me. Ok. Vabbè, dimmi che stai dicendo che porta a casa la pagnotta. No! Oh, è pericolosissima. Beh, Despacito ha iniziato a prendere un po' di. Un po' di percentuale iniziale. Lo dici dopo. Lo sta portando un stage. Si è suicidato. Non aveva la moto. No, non aveva la moto e non ci ha fatto caso perché potrei recuperare se provava da sopra. Non è che non ci ha fatto caso, però è difficile che non ha visto che non ce l'aveva. Cazzo, no, però potrei recuperare, cioè si è suicidato. Però forse ha provato tipo ad aspettare a saltare per non prendersi la moto che gli era lanciata all'esplosito e quindi niente. Qua sbaglio di reverse. Si è girato, così si è ricordato del morso. Comunque ancora situazione super comebackabile, chiaramente. Parliamo di Wario, tra l'altro. Tipo con la comeback mechanic più forte del gioco e non è neanche un DLC e quindi vediamo un po' di prendere la moto di nuovo. Il reflect, quanti danni, madonna. Chi se lo ricordava che adesso è un reflect the world. Io sì. Wow, sei fortissimo. Ho giocato poco fa e gioco Rob. Ok, allora sì. Attenzione, vediamo se becca i due frame. Non li becca, quindi adesso è lui ad essere all'edge. Vincenzo non prova i due frame. No, ma prende down kick, ma che forte questa combo. Sì. Kill combo, mamma mia. Sempre. Tipo frame. Quanto è? Frame 3 quel down kick? Sì. Frame 4? No, frame 3, frame 4 massimo proprio. Back air! Frame tipo 17, però. Kill a 17, quindi. Beh, l'hitbox. Però. Perry non riesce a punire, però lì forse conveniva una grab, visto anche quanto sta shieldando Despacito, tra l'altro, effettivamente. Però anche. Prima una cosa, prima quanto è brutta la combo up throw a pair di Wolf, proprio da vedere, è bruttissima. Ah, mi piace. È proprio brutta, non lo so, non mi piace proprio, perché poi dopo quella pair non può fare niente. Sì, questo è terribile. Devi tornare, tipo, il momentum è finito. Comunque no, lo sta spaziando benissimo, qui riesce a staffare quasi ogni sua entrata, sì, ogni sua entrata. Alpha lo vede in difficoltà, però sì, ha il pechino. Ha il pedo, ma lo svantaggio è veramente troppo grande in questa situazione. È complicatissima. Non voleva sprecare il waft. No, ci arriva forse. Penso ci arriva. Madonna, si fa prendere dal che lì poteva tanto petarlo e lo faceva esplodere completamente. Ora che ci prende. Lo vediamo. Alpha dal 140. Questa potrebbe essere l'ultima stock. Gli ultimi secondi di Alpha in questo torneo. Secondo me 3%. Anche se, allora, se riesci in qualche modo offstage lì. Sì, esatto, a killare. Forse non muore. Non muore, incredibile, DI è assurda. Vede la DI. È più Wario pesa. Tutto max raid. L'ha preso veramente lontanissimo. 3-1 per Despacito. Che ha perso il terzo game per lo Switch, ma si è adattato benissimo. Sì. Congratulazioni per lui. Per fortuna.